Grande successo a Castelluccio dei Sauri per la commedia in vernacolo castelluccese Cristi fece e Udiavolo la cocchi, scritta dal maestro Tonino Corlito e diretta da Rocco Corlito. A portarlo in scena la compagnia teatrale Paese Mio, che ha calcato il palco della Sala Azzurra Comunale per due spettacoli andati in scena lo scorso 4 e 5 febbraio. Una commedia comica e brillante in tre atti, ambientata negli anni 70 a casa del protagonista Rocco Cacace, alle prese con le fanuoglie continue degli anziani genitori, che convivono in casa con lui, dove verrà scoperta la fuitina della figlia Lucia con il fidanzato Peppino. In un primo momento a saperlo saranno i genitori e la moglie, che nasconderanno il segreto a Rocco. Servirà l'intervento del parroco del paese, amico stretto di Rocco, a spiegare la dura verità e organizzare un incontro chiarificatore con i genitori del ragazzo e con la famiglia Cacace. Dopo la tensione iniziale tutto si chiarirà, con i protagonisti che finiranno poi impegnati per i preparativi per il matrimonio dei ragazzi. È un'emozione indescrivibile che solo chi la prova la può capire, non si riesce a dire, non ho parole per descriverlo, sinceramente. È un po' dura, ha lasciato praticamente tutto questo che potete vedere e vedrete durante la serata. E poi, non so, io mi sto emozionando, mi dovete scusare, ma Cottonino lui mi ha cresciuto, quindi non so. Vi voglio dire solo un grazie e basta. Prima di tutto l'amore che mi ha trasmesso mio zio per il teatro e quindi di portare avanti questa bella cosa. Sì, ho fatto svariate commedie, quindi posso dire che le difficoltà che si incontrano, specialmente qui, sono il riuscire a trovare attori, riuscire a trovare persone che amano il teatro, quindi hanno a cuore questa cosa qui.